Ma no, sappiamo che la settimana è andata bene, come sempre. C'è un problema Pagani, è un problema Cristian Arena che non sarà della partita. È un peccato per tutti e due, perché comunque erano due giocatori che sarebbero serviti, però vabbè, non è che dobbiamo piangerci addosso. Ci sono chi giocherà, sicuramente farà la sua parte. È una partita da vincere, questo lo sappiamo, abbiamo un risultato da fare. E quindi dovremmo andare a giocare una partita attenta e non snaturandoci. Questa è la cosa che ho ripetuto tutta settimana. Non dobbiamo snaturarci, perché se ci snaturiamo perdiamo quella che è la nostra caratteristica, secondo me, migliore. E quindi dobbiamo andare a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto contro tutti, non pensando che il Forcoli sia un avversario più morbido, più semplice, perché le stesse aspettative che ha San Colombano ce le hanno anche loro. Giocheremo su un campo che dicono difficile, in un ambiente difficile, questo lo sappiamo, siamo preparati. E niente, vediamo. Spero di trovare un San Colombano con la testa giusta. Ho lavorato in settimana sotto questo aspetto, perché comunque le partite del Forcoli ho visto che sono sempre partite molto impegnative anche dal punto di vista dell'arbitraggio, con espulsioni e ammonizioni, quindi sarà una gara dove il fioretto verrà messo in un angolo, per noi dobbiamo tirare fuori la sciabola, perché è una partita delicata, difficile, dove abbiamo l'obbligo di crederci e di provare a centrare la vittoria. E quindi vabbè, comunque sono fiducioso, ho lavorato anche oggi pomeriggio con quei ragazzi, provando alcune situazioni di gioco, valutando alcuni elementi in un ruolo piuttosto che in un altro. Ho le idee abbastanza chiare, quindi sono pronto, siamo pronti a partire, siamo pronti ad aspettare il fischio dell'arbitro. E a vincere. E a vincere, ovviamente, sì. Grazie.